La Lega propone un obbligo di avere una percentuale di musica italiana per legge nelle radio e nelle televisioni del nostro paese. E se avessero ragione, ti ricordo fin da subito di iscriverti al canale DJ Nejo e di cliccare sulla campanellina per rimanere aggiornato su tutti i prossimi video. Sull'onda dell'entusiasmo, diciamo così, del post Sanremo, arriva una proposta di legge da parte di alcuni membri della Lega riguardante la musica italiana. Alessandro Morelli, attualmente nella Commissione Trasporti e Telecomunicazioni, ma in passato direttore di Radio Padania, è il primo firmatario di una proposta di legge, sostenuta da molti altri membri del Carroccio, che propone un obbligo di programmazione di brani italiani nelle radio e nelle televisioni del nostro paese, ovvero almeno una canzone ogni tre. La cosa ha suscitato fin da subito un po' di polemiche, soprattutto legati al fatto che questa proposta sembra essere in contrapposizione in qualche modo con la recente vittoria di Mahmood al Festival di Sanremo, ammesso che ci sia un nesso tra le due cose. Già da tempo si discute di una soluzione di questo tipo, indipendentemente appunto da chi c'è al governo e da quello che succede nella musica del nostro paese, che potrebbe essere anche una soluzione interessante, però bisogna vedere a quale problema si riferisce. La proposta è quella di avere un obbligo per le radio e le televisioni di promuovere musica italiana, ovvero prodotta e incisa in Italia, e anche di riservare una quota per gli artisti emergenti. In questo modo sembrerebbe, a loro dire, fronteggiare e contrastare le lobby, non meglio precisate, che gestiscono i palinsesti. Ora, di per sé, questo ragionamento non avrebbe niente di strano o di anomalo. In questo canale abbiamo sempre lasciato da parte la politica e questo è il nodo cruciale della questione. È una questione che ha a che fare con la politica o con la musica? Perché purtroppo i nostri politici, oggi come negli anni scorsi, non parlano mai di musica. E purtroppo è vero anche in questo caso. Se guardiamo i dati, non c'è un problema di scarsa presenza della musica italiana nelle radio, nelle trasmissioni e anche nelle classifiche di vendita. Gli italiani ascoltano e acquistano molta musica italiana. E anzi, negli ultimi anni c'è anche un certo, come dire, una certa prevalenza, perché molti brani, sia nelle classifiche che nelle piste, sono prodotti in Italia e anche in lingua italiana. Ecco che il riferimento viene subito ad una legge che è presente invece in Francia, la legge Touraine. Nel 1994 è stato istituito l'obbligo che almeno il 40% delle canzoni che passano in radio e in televisione fossero in lingua francese, a loro dire per contrastare l'invasione anglofona. È curioso che in quel periodo ci fosse ancora qualche rocker in lingua francese, cosa che invece adesso è molto meno presente. E di contro, di lì a quegli anni, la Francia avrebbe insegnato al mondo come si fa musica elettronica. Però ben poco in lingua francese. Infatti, nel 2016 molti produttori, personaggi del mondo della radio e della televisione hanno chiesto una revisione di quella legge perché, a loro dire, privilegiava troppo alcuni cantanti antichi e noiosi, la traduzione letterale, piuttosto che la musica emergente e la musica di cui avevano gradimento i ragazzi in Francia. Di conseguenza, nel 2016 la quota è stata rivista dal 40 al 35%. E si è istituita una quota più leggera per le radio invece che fanno generi più specifici. Ad esempio, una radio che fa musica latinoamericana ha una quota del 15% di canzoni in lingua francese. Si capisce quindi che il problema della musica in lingua straniera è abbastanza relativo, quantomeno in Francia, anche perché là c'è una scena forte, per esempio, di rap francese
che domina sia le classifiche che gli ascolti dei ragazzi. Nel nostro paese, se vogliamo, i problemi dell'industria musicale sono ben altri. È difficilissimo per un musicista farsi una carriera, è difficilissimo avere un riconoscimento professionale, è difficilissimo che qualche musica italiana riesca a varcare i confini nel nostro paese. Non abbiamo il problema delle canzoni in lingua italiana che non sono abbastanza presenti, anzi, semmai c'è un problema di monopolio, nel quale tutti i grandi network sono gestiti da poche mani. Di conseguenza, questa proposta di legge di per sé non ha troppo senso, o meglio, non va a risolvere alcun problema specifico, soprattutto non coinvolge gli addetti ai lavori. Andando poi ad approfondire la proposta, si parla di dischi prodotti e incisi in Italia, il che escluderebbe dalla programmazione molti degli idoli di casa nostra, che i dischi vanno a farseli in America, magari per ingraziarsi qualcuna delle grandi case discografiche, molto spesso utilizzano musicisti americani anche nelle loro tournée in Italia, sbarrando in questo modo la strada ai giovani talenti emergenti del nostro paese che potrebbero tranquillamente suonare sia dal vivo che in studio nei dischi. Mi indigna di più, ad esempio, che si vada a prendere un Tony Levin per un disco di Gigi D'Alessio. Con tutto il rispetto per il grandissimo bassista di Peter Gabriel e così via. Questa moda di andare all'estero, prendere i session man già affermati, sinceramente sarebbe più da combattere di quello che invece si sta facendo adesso. Anche perché non è di nessuna utilità per nessuno, tranne per il musicista già famoso che si prende un bel po' di soldi e che quindi lo farei anch'io se fossi nelle sue condizioni. Cerchiamo veramente di far crescere i talenti di casa nostra, che altrimenti come possono riuscire ad entrare nel mondo della musica? Anche perché, voglio dire, si spende un sacco di soldi per un musicista già famoso e poi si pagano gli altri una miseria. Come purtroppo sappiamo quali sono i cachet dei musicisti che vanno a suonare in Italia, sia in studio che dal vivo. Questi sono problemi reali da affrontare, non cercare di capire come mai ha vinto un ragazzo che ha scelto un nome d'arte arabo, che poi per inciso Mahmoud si chiama Alessandro, è nato in Italia, quindi non sarebbe escluso dalla programmazione nel caso questa legge venga approvata. Ora, in molte testate già hanno criticato l'impianto della proposta. Quello che mi piacerebbe in questo caso è che si parlasse di musica e non di politica. E che si parlasse di musica da e per chi la musica la fa. Quindi tutti quelli che sono i personaggi coinvolti nell'industria, dalla produzione fino alla realizzazione dei brani e delle carriere degli artisti. Allora in questo modo potrebbe essere anche interessante una proposta di questo tipo, a maggior ragione se va veramente ad incentivare gli emergenti. In questo caso, altrimenti, invece, come quello che sembra palesarsi adesso, è soltanto uno inutile spot elettorale. Fammi sapere cosa ne pensi nei commenti e continua a seguirmi su Essere DJ Oggi e alla prossima.